arriva. Allora, mister, cos'è che non ha girato nel verso giusto? Considerato che secondo me sotto l'aspetto offensivo non siamo stati brillantissimi. Sì, no, non ci sono. Non abbiamo avuto. Non abbiamo creato tante palle gol. Abbiamo giocato contro una grande squadra come il Carpe, che si merita la classifica che ha. Comunque, per me il risultato più giusto era il 0-0, però in queste partite così chiuse si definono, si risolvono anche tante volte con le palle ferme, come è successo oggi. Comunque lo più importante è che abbiamo affrontato una squadra a viso aperto, una squadra importante come il Carpi, e dobbiamo continuare e dobbiamo pensare in positivo, perché non è facile giocare in un campo così importante contro una squadra così importante. Mi chiedo se sarà squalificato dopo aver preso il giallo, forse il quinto. No, non lo so, non lo so, sinceramente non lo so. E quel, non mi cambia niente. Alla fine, come la vede? Il nervosismo, dove è stato? Non le ho chiesto. La cosa che ti è piaciuta di meno oggi? Pa, lo che passa è che a me mi piace, te dico sempre lo stesso, guardate tanto lo negativo che mi dà fastidio. Io sempre cerco lo positivo. Per correggere, no? E per quello ti dico, pensiamo in positivo per correggere, non negativo. Pensiamo in positivo, che siamo venuti qua a giocare faccia a faccia, a viso aperto con il Carpi. Per secondo te, io ti faccio la domanda a te. Come hai visto la squadra? Le ha mancato attitud? Ci ha mancato la palla gol, che noi lucidità abbiamo avuto. Lucidità davanti, secondo me. Un po' di... È stato più merito del Carpi o... No, io non gli tolgo mai merito sul fatto della brillantezza, io sempre... che poi è la nostra specialità. Sai qual è il problema? Che mi conoscete da 6 mesi e ancora mi fate le stesse domande. O sea, io ti faccio un esempio, però se te mi fai questa domanda qua, io qualcuna partita le ho tolto merito agli avversari? No, questo no. Allora, ya la sai. Merito del Carpi oppure... Merito del Carpi, okay. Ovvio. Sempre merito degli avversari, noi giochiamo contro altre squadre che sono forti. Però ti rispondo a te, te come l'hai vista? Positiva o negativa? Positiva, poco lucida. Ok, però positiva, lo più importante, sulla bilancia che metti di più, lo positivo o lo negativo? Ya está, te sei risposto da solo. Però siamo consapevoli che su certe cose bisogna il cammino questo. E non tutti, perché ho guardato tutte le partite del Carpi, non tutti vengono a giocare come abbiamo giocato noi. Avviso aperto contro il Carpi, che merita la classifica che ha, con un gran allenatore e tutto, grandi giocatori, che magari meritano in un futuro di fare altre categorie, o no? Loro puntano chiaramente la Serie B. È meglio per me allora, o no Matteo? Dei due centrali, Carrillo che si è fatto male da solo, sì. E Di Pasquale che è entrato in campo col turbante nella ripresa. E perché in quell'anticipo che ha voluto fare testa con testa. Sì, allora, no, per favore. Carrillo sembra, per lo che ho visto lì in panchina, un piccolo stiramento in una palla che ha calciato sull'adduttore. Quindi potrebbe giocare, sabato. Carrillo? No, 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 in 7 giorni, tante volte un estiramento piccolo ci vogliono 21 giorni, detto per i medici, non per me che non sono un medico. Qual è l'assimetto in particolare, l'ha impressionato di più dei Carpi di oggi? E bueno, la sua aggressività, a giocatori di qualità di uno contro uno, hanno un palleggio importante, hanno velocità nel palleggio, hanno belle combinazioni con gli attaccanti che sono veloci, ha delle variabili importanti il Carpi, per quello non le tolgo merito alla mia squadra.